Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4, la nostra campagna con la Gran Bretagna. Ok, nell'ultima puntata sono successe un paio di cose. Anzitutto ho fatto un'alleanza con gli svedesi e anche un matrimonio diplomatico. Questo matrimonio diplomatico, verso la fine della scorsa puntata, si è pure trasformato in qualcosa di molto più interessante. Ovvero si è trasformato in unione personale. Infatti adesso il mio re di Gran Bretagna, Erard II, Erard, comunque nome francese, è praticamente in un sia re di Gran Bretagna sia re di Svezia. Ora, questo non vuol dire che io controllo anche direttamente la Svezia, perché ancora sono due corone separate. Però in futuro, circa tra 50 anni, posso iniziare a fare delle opere per unire le due corone e ereditare totalmente la Svezia. Questo cosa porta però? Che praticamente la Svezia è in uno stato, diciamo, sottomesso a me. Adesso infatti siamo in unione personale. Praticamente che cosa succede quando sei in unione personale? Hai praticamente... Non è una sorta di vassallaggio perché non ti danno soldi, cioè lo Stato che sta sotto a te non ti dà assolutamente soldi, però comunque siete alleati perenni, quindi quando io entro in guerra entra anche lui e viceversa, e in ogni caso però io posso ereditarlo, lui non può fare guerre senza il mio consenso e quindi è molto molto interessante, soprattutto perché... Così magari posso anche ottenere un po' più una posizione un po' più marcata. Poi dopo nella Scandinavia, specialmente mi interesserebbe andare contro i norvegesi e magari prendere tutto il commercio del mare del Nord. Per me è una cosa molto importante, vedo se riesco a farla. Ovviamente ho anche un esercito in più e anche un territorio in più. Dobbiamo fare attenzione che la Danimarca adesso non è che mi vuole tanto bene perché loro desiderano tantissimi territori della Svezia e quindi voglio vedere un po' come si evolve questa situazione. Comunque questa unione personale non è piaciuta alla Francia, infatti mi ha dichiarato guerra per rompere l'unione personale. Inizialmente c'erano più nazioni, adesso non mi ricordo quante ce ne sono. Cioè, non mi ricordo quante ce n'erano all'inizio. Adesso sono rimasti Francia, Aragona, Fiandre e Portogallo. Portogallo, tengo a precisare, che è un vassallo di Aragona. E vediamo un po' cosa fare. In questa guerra qui, alla fine non voglio prendere tantissimi soldi perché sennò mi aumenta l'inflazione. Quello che voglio fare magari è togliere qualsiasi trattato tra la Francia e l'Aragona. Così magari riesco a dividerli e quindi diventa molto molto più facile governare contro di loro e fare tutti questi complotti. Tanto la Svezia sta venendo a dare una mano. Ok. Intanto, io ho bisogno di questi privateers. Ah già, di queste barchette. Ah, a differenza del video passato, in questo video qui ho l'espansione Wealth of Nation. Che cosa aggiunge l'espansione Wealth of Nation? Praticamente tante piccole cose. Particolare aggiunge nuove possibilità commerciali e anche la possibilità di utilizzare i contrabbandieri. Che praticamente fanno lo stesso lavoro dei... Alla fine della protezione del commercio. Solo che hanno dei bonus in più. Cioè praticamente fanno meglio il loro lavoro. L'unica cosa che varia è che praticamente danneggiano la provincia... La zona commerciale in cui si operano appunto. Quindi quello che si consiglia fare è non mandarli tipo nella regione in cui c'è il tuo porto principale. Tipo non lo dovrei mai mandare nella regione commerciale di Londra. Posso mandarli dappertutto e comunque vanno abbastanza bene. E praticamente generano ricchezza per la nazione piratesca. L'unica cosa è che creano tanti casus belli, queste navi pirate, e sono abbastanza problematiche anche per quanto riguarda la diplomazia. Però in ogni caso fanno un buon lavoro. Adesso voglio mandarle... Ah, c'è una minoranza che va a St. Kitts. Quindi in teoria questa regione qui è riformata. Ma intanto non importa perché è sotto il controllo dello Stato di Cuba. Ora andiamo a colonizzare San Martin.
o San Martin, non so come dovrebbe essere la pronuncia. E oltretutto dovrei anche organizzare prima o poi, appena finisce questa guerra e appena riesco un po' a sistemare tutto il mio esercito di mercenari, magari anche una spedizione contro gli Aztechi, perché no? Nei territori Aztechi c'è tanto oro. E anche se non ho ancora le tecnologie economiche che mi possono permettere di, appunto, aumentare i guadagni senza ottenere un'inflazione che è spaventosa, oltretutto ce l'ho già abbastanza alta, dovrei prima o poi ridurla. Comunque, in ogni caso, queste navi qui le manderò in missione nel Mare del Nord, che probabilmente riusciranno a trascinare un bel po'. Vediamo quanto cambia il valore. Ah, i pirati generano ricchezza. Effettivamente. Però. Praticamente. Effettivamente. No, non è che va tanto bene. No, preferisco allora. Non so come si utilizzano ancora tanto bene questi pirati. Allora preferisco mandarli direttamente in missione commerciale a proteggere il commercio, così riescono a trascinare il più possibile oro. Ah, uomini di ferro. Molto bene, adesso le navi pesanti combattono un po' meglio. L'unica cosa che effettivamente non è che cambia tanto. Non so cosa fare. Magari. In tutti e due i casi non è che cambia tantissimo. Qua aumenterebbe di un bel po'. Vediamo se cambia. Sì, adesso ne arriva molto di più. Oh, finalmente! I disordini religiosi sono finiti. Quindi prendiamo un più di stabilità. E oltretutto adesso dovremmo avere meno problemi con i religiosi. Abbiamo oltretutto anche molta più tolleranza e quindi le rivolte dovrebbero diminuire drasticamente. Ci sono solo i nazionalisti bretoni, ma perché adesso la Bretagna è occupata. Però appena finisce la guerra dovrebbero sparire questi nazionalisti. Vediamo quanto riesco a guadagnare. Adesso che riesco a trasferire commercio al Mar del Nord, riesco a ottenere tanto oro. Sono oltretutto la prima nazione, anche qui, che controlla il commercio. Dovrei poi dopo fare qualche guerra con la Norvegia. La Norvegia, adesso che ho il supporto della Svezia, probabilmente riuscirò anche a proprio dilaniarla e distruggerla. Darò tutti i territori, credo, alla Svezia o li terrò per me. Devo vedere un po' cosa fare. Tanto mettiamo tariffe sul cotone, certo. E vediamo nuove idee che possiamo fare. Idee economiche. Effettivamente, facciamo un po' di idee economiche. Oltretutto abbiamo anche aumentato la potenza delle navi leggere. Hanno danneggiato la mia colonia, la San Martin. Mannaggia. Qua stanno già convertendo il tutto e va molto bene. Tanto con questa navetta qui andiamo un po' a ispezionare la zona. Per vedere un po' cosa c'è. Preferirei al momento fermarmi un attimo qui e guardare bene la zona. Per gli Aztechi magari mi conviene iniziare a prendere già la zona della Louisiana e poi dopo scendere giù per il Messico, perché ovviamente dovrò fare una colonia vicino al territorio Azteco, perché sbarcare direttamente è proprio da suicidio. Quindi mi dovrebbe servire tipo una stazione di base in cui mando tutte le mie unità, che poi dopo le manderò a lottare contro gli Aztechi. Oltretutto sto anche pensando, il problema dell'inflazione non dovrebbe nemmeno esserci, perché siccome gli Aztechi, una volta conquistati, questa qua è una provincia coloniale, dovrebbe esserci sotto una nazione coloniale nuova. Quindi l'inflazione aumenterebbe a loro e a me dovrebbero dare solo le tariffe, dell'oro. Quindi l'inflazione non è un problema per me, molto meglio. Ora, dovrei anche iniziare un po' a convertire l'esercito. Ora, qui abbiamo 7 unità di mercenari. Direi di ucciderle tutte e al loro posto
mettere della fanteria normale, tipo dei tercio vanno più che bene. Io preferirei fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tercio, va più che bene. Adesso quanti cannoni ho nel mio esercito? Ne ho solo uno. Dovrei aumentare, dovrei metterne minimo 4. Quindi facciamo ne altre 3. I cannoni costano tanto, però comunque sono molto molto buoni. E pian piano comunque iniziamo a convertire le nostre armate in mercenari. Arrivano nuovi coloni, va bene. Portiamo i nuovi coloni. Intanto lasciamo che il war score lieviti un po', e appena sarà arrivato a un livello decente, direi che posso anche dopo chiedere la pace. Vediamo se possiamo già chiederla adesso piuttosto. Sì, potete fare togliere qualsiasi trattato con l'Aragona. Ovviamente non... mi potete anche dare un po' di soldi. Sì, va bene, teniamoci così. Non passiamo sopra. E va molto bene. Quindi riceverò tantissimi soldi e loro elimineranno qualsiasi trattato con l'Aragona. Bene, abbiamo vinto di nuovo un'altra guerra contro la Francia. Non è stata una guerra complicatissima questa, a differenza di quella precedente. Oltretutto, i francesi pian piano diventano sempre un po' più deboli. Per fortuna mia. E vediamo un po' come va. Ovviamente non dovrei esplorare queste zone qui con una nave da trasporto, però è l'unica nave che ho in zona e non voglio poi dopo dare fastidio alle altre mie navi messe in Inghilterra che devono commerciare. Oltretutto la mia base commerciale di delle Bermuda come se la cava un po'. Sì, va tutto bene, qua non hanno troppi problemi. E ok, andiamo nelle Bermuda e stiamo tranquilli qui. Ok, nuove missioni. Fare una colonia nelle Americhe. Potrei. Dovrei anche prendere la Florida, che è una colonia spagnola. Castigliana, per la precisione. La Castiglia non è troppo potente, effettivamente, in questa partita. Potrebbe essere anche un'opportunità dichiarare guerra loro. Dovrei fare nuovi edifici per quanto riguarda il manpower. Il manpower manca a me. Ed è una cosa abbastanza grave. Quindi faccio nuovi edifici. Oltretutto, sì, il massimo è 42.000, dovrei aumentarlo. Dovrei aumentare il massimo. Per aumentare il massimo bisogna fare edifici militari che aumentino il manpower. Anche la Giamaica è interessante. Ora, partiamo con nuove truppe. Quindi... Ehi, qui che cavolo ci fa? Ehi. Cherl. Inizi anche tu col commercio? Cioè con tutto quello che riguarda l'ultraoceanico. Quindi una sorta di un po' di olandesi anche qui. Diciamo sono quasi olandesi anche se sono proprio di cultura tedesca, quelli a Gerl. Non so di preciso bene. Qua è ovviamente Olanda. Però credo che a Gerl siano proprio un po' tedeschi. Poi dopo bisogna vedere se riescono a formare effettivamente la nazione olandese. Gli olandesi sono abbastanza forti, soprattutto con... Erano, anzi, troppo forti. Avevano delle idee che non erano niente male. Infatti bisogna vedere, magari o Gerl o le Fiandre riusciranno a formare la nazione olandese. Vediamo un po' come se la cavano. Credo... Sì... Volevo vedere la cultura principale. Qua hanno... Sono tedeschi, quindi loro non possono. Possono solo quelli che hanno cultura olandese. Sono olandesi questi, in teoria. Cioè, tutti tedeschi, quindi forse non possono proprio formare poi dopo le province unite. Meglio per noi. Gli olandesi sono tosti. Ora, ricerchiamo le galeazze. E tra poco possiamo anche fare nuovi tipi di navi. Dovrei anche aggiornare le navi prima o poi. L'unica cosa che preferisco fare è praticamente costruire più navi possibili e poi dopo quando si arriva al limite di navi distruggere quelle vecchie. Intanto comunque quelle vecchie se sono proprio antiche antiche nel campo di battaglia non ce la fanno. Mandiamo un burocrate.
E continuiamo con le idee amministrative. Sì, che diminuiamo il costo degli edifici, che effettivamente ci interessa. Intanto la mia nave. Andiamo a prendere nuovi impavidi. Della cavalleria. Io preferisco sempre mandare la cavalleria nelle Americhe. Tanto è morto un generale. E adesso facciamo altri edifici per quanto riguarda sempre la solita cosa del manpower. Adesso pian piano il nostro limite sta lievitando ed è un bene, una grande cosa. Perché non, se no non possiamo reggere tutte queste truppe. Almeno in guerra dovrebbero subito cadere in basso. Andiamo a Karankawa, che oltretutto è un estuario, l'estuario del Rio Grande. Quindi anche una buona postazione per il nodo commerciale del Messico. Che oltretutto è molto importante il nodo commerciale del Messico se si vuole anche andare nell'Asia. Perché soprattutto se vai in Giappone, puoi trasferire tutto il commercio passando dal Messico, poi dai Caraibi e infine verso l'Europa. Dobbiamo creare una rete commerciale molto ampia. Il mio piano era passare. Non so se volevo andare a Cesepake Bay. Non so come dovrebbe essere la pronuncia, perché è un nome indiano. Comunque, non so se andare qui. Io preferisco andare per i Caraibi, che sono un nodo commerciale molto importante, e il Messico, perché poi dopo voglio andare per, magari, molto più a ovest. Diamo supporto al mio mercante. E tu sbarca. Molto bene. Sta per arrivare qualcuno di nuovo. E oltretutto mettiamo colonia nel Nord America. Che così almeno riusciamo a prendere una nuova missione. Sempre se considerata Nord America. Spero di sì. Non ho visto bene le regioni. Tanto nazionalisti scozzesi. Sbucati al nulla. Mettiamo il nostro re o un generale. Abbiamo posti per un generale nuovo. In teoria no. Tanto tu non mi servi molto, quindi mettiti al porto, quindi no leader, e direi che questo ammiraglio possiamo mandarlo via. Al momento mandiamo il nostro generale, non abbiamo una tradizione militare così elevata noi, è un peccato. Sì, adesso le battaglie riusciamo a vincerle abbastanza bene. Tanto qui continuano a ribellarsi, sono abbastanza feroci qui i nativi. Potrei anche preparare poi un'espedizione punitiva contro la Norvegia, prima o poi. Dovrei fare anzitutto un nuovo esercito, che è la cosa più importante. Quindi, via di nuovi uomini. Direi di fare sempre tanti tercio. Poi dopo un po' di Schwarz e poi dopo un due cannoni in più. E qua togliere un bel po' di mercenari. Abbiamo quasi eliminato tutti i mercenari. Ma no, 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 non eliminiamo qui. Ovviamente senza mercenari si guadagna molto di più. Tutto possiamo anche abbassare il mantenimento delle truppe in tempo di pace. Si può far benissimo. È una cosa che non porta nessun male. Tanto qui controlliamo il 91%, quindi non mi pare necessario mandare qualche nave per proteggere il commercio. Qui controlliamo il 33%. Non quanto la Norvegia, però, perché la Norvegia fa ci ha fatto un embargo. Ah, allora la Norvegia la posso attaccare. Peccato che sono alleati con la Polonia, la Francia e l'Aquitania. La Francia riesco a batterla. L'Aquitania anche non è un grandissimo problema. Il problema entra con la Polonia. I polacchi sono abbastanza potenti. Però, se io riesco a controllare lo stretto di Danimarca e la Danimarca eventualmente non fa passare i polacchi, questa guerra qui possiamo solo isolarla ai norvegesi. Devo vedere. Anzitutto gli aragonesi. Come siamo messi con voi?
Sono nemico di non mi ricordo chi io. Di Aragona. E Aquitania. Si può cambiare. Io gli aragonesi non li voglio più alleati. Non li posso rimpiazzare fino al 1609. Non è che va tanto bene. Vorrei mettere al loro posto i norvegesi. Che così si farò guerre contro di loro. Ovviamente aumenta il mio power projection. Che attualmente è anche abbastanza buono. Dai. L'unica cosa è che dovrei un po' aumentare di minimo, che qua se no non riescono a recuperare le forze. Ok. Ah. L'arsenale navale ha disertato. Un vero peccato. Ok, intanto continuiamo la nostra opera di rimpiazzamento. Direi che possiamo reclutare altri mercenari. Tipo qui. Può andare molto bene il tutto. Facciamo altri cannoni. Che i cannoni servono. Qui non abbiamo mercenari. Qui nemmeno e qui nemmeno. Fantastico, abbiamo tolto i mercenari dal nostro impero. La Gran Bretagna sta sorgendo. Mi piace. Abbiamo passato le difficoltà e adesso ci stiamo un po' ristabilendo. Lo stato della Chiesa comunque mi fa un po' paura, perché potrebbe formare l'Italia. Non so se può formare l'Italia lo stato della Chiesa, però comunque in ogni caso è una nazione forte in Italia. Oltretutto ha anche conquistato Venezia stessa. Quindi anche dal punto di vista commerciale potrebbe fare qualcosa. La Tartaria è ancora di tecnologia cinese. Quindi nel lungo andare potrebbe perdere qualcosa. Qua perdiamo sempre stabilità. Con la comete. Con la comete. Con le comete. Le comete sono fastidiosissime. Tanto qui hanno già formato l'India, sì, ma era già noto. E possiamo convertire nuove province. Andiamo in Northumbria. Oltretutto possiamo investire in nuove tecnologie. Direi di andare avanti con le tecnologie militari per un po'. Ok, intanto possiamo dichiarare guerra agli Azzechi? In teoria sì. Quindi, dov'è la mia flotta a trasporto? Si parte per i territori degli Azzechi. Ok, 10 truppe, cioè 10 reggimenti. Questi qua sono solo tercio. Preferisco fare un reggimento fatto ad hoc. Andiamo a Glamorgan, che è il mio porto ormai preferito. Vediamo un po' come fare. Direi, no, 8 cannoni, 2 di cavalleria. 8 cannoni no, è un po' troppo eccessivo. Direi, 6 di fanteria, 2 di cavalleria. Quello che ne rimane di cannoni. Poi qui. Così arriviamo. Sì. Vediamo un po' come va. Ho bisogno di un conquistadores, però. Sì, prendiamo il conquistadores. Anthony Wolfe. Il conquistadores serve per vedere le province nuove. Praticamente esplora anche mentre conquista, e qua serve. Ok, San Martin adesso è autosostenibile. E adesso non so dove andare. Possiamo andare in Giamaica, che effettivamente è una provincia che mi serve. La Giamaica comunque è stata storicamente colonizzata dagli inglesi anche. Ok, intanto a Karankawa si produce cotone, si assimilano anche i nativi. E andiamo a Kingston, che dovremmo fondare. Tanto qui abbiamo 21.000, molto buono Cuba, molto buono. Che qua arrivano le mie navi, impavide. Ah, in Giamaica se le sono prese.
Addirittura, sì, dovremmo puntare sul mantenimento delle truppe. Ok, ristabilitevi tutti a posto. E appena siete pronti, partiamo. Sto guardando se potevo fare qualche politica, ma effettivamente non posso ancora. No, non sono andato troppo avanti con le idee. Molto bene. Ok, possiamo dichiarare guerra agli Azzechi. E via. Conquista coloniale. Si parte per la nostra impresa. Ok, qua arrivano degli Azzechi. Ovviamente queste battaglie qua saranno ridicole. Riusciremo a vincere niente. Qua, come vedete, noi abbiamo più morale. Oltretutto abbiamo anche armamenti avanzati. Abbiamo anche un generale che non è nemmeno troppo male. Continuiamo a seguire questi azzechi, anche se abbiamo perso un po' di uomini in questa prima battaglia. Qua arrivano altri. Quindi vediamo di bloccarli. Qua arrivano il 27 novembre, noi riusciamo a anticiparli, credo. Sì, li anticipiamo. Ok, ovviamente loro non hanno leader e noi abbiamo più morale, ovviamente. Riusciamo a stravincere in questa battaglia. Abbiamo anche i cannoni che sono buoni, i cannoni. Ah, io pensavo che potessero andare qui. Ovviamente voglio prendere il più possibile dagli Azzechi, perché... Oh, intanto qui dei ribelli che sono sboccati fuori dal nulla. E andiamo avanti con le tecnologie. Possiamo fare la cavalleria al caracollo. La caracolla è un tipo di cavalleria principalmente utilizzato dai francesi. Era praticamente un metodo per contrastare il tercio spagnolo. Prima la cavalleria comunque era utilizzata a carica. Con la caracolla, io vi dico subito, non è una formazione che conosco alla perfezione. Però quello che so della caracolla è che praticamente era una formazione utilizzata contro il tercio. Non faceva cariche, praticamente. E però quello che faceva era girare attorno al quadrato del tercio e fare più perdite possibile al nemico. Praticamente girando attorno e sparando con delle pistole, quello che avevano. Oddio, stanno arrivando delle... Tu salvati, se puoi salvati, scappa. E praticamente questa formazione qui andava bene contro il tercio. L'unica cosa è che quando hanno iniziato a fare, poi dopo, con Gustavo Adolfo, che ha innovato le tattiche di cavalleria, che praticamente hanno iniziato a utilizzare la sciabola. E quando ho iniziato a posizionare le truppe non più a quadrato con picchieri, ma hanno iniziato a fare le file di fucilieri, entrò in disuso totalmente come tipo di formazione. Ok, qua siamo riusciti a liberare la zona. Grande politica economica, perdiamo un po' di inflazione. È una grande cosa. E comunque era una formazione utilizzata molto, molto, tanto. Ora muoviamoci. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno qui. Ok. Credo che abbiamo esterminato praticamente gli azzechi. Occupiamo la capitale. Ah no, qua ce ne sono ancora. Ma gli azzechi... Ci sono sempre. Non muoiono. Tipo, dopo un po' il manpower finisce. Credo. Per loro. Invece, no, continua ad esserci. Quindi, per sicurezza, andiamo a sud. Magari c'è qualche truppa in ritirata che mi è sfuggita. Sì, industria manufatturiera tessile. Sì, adesso possiamo fare qualcosa di nuovo. E dovrei anche puntare in qualche operazione diplomatica con qualche nuova nazione. Ovviamente, non posso essere solo alleato con gli svedesi. Vediamo un po'. La Tartaria. Sono sempre una scelta. Peccato che io odio loro.
Anche se loro un po' mi amano. Effettivamente, non so. Napoli. Napoli potrebbe essere una scelta. Sono protestanti, oltretutto sono anche nemici dello Stato e della Chiesa. Dovremmo, anzitutto direi, possiamo proclamare, cioè garantire la loro indipendenza. Oltretutto possiamo sforzare la pace. No, non possiamo. Purtroppo no. Dobbiamo salvare Napoli perché ho paura che lo stato della chiesa diventi troppo potente. E già qua sbarchiamo con le unità. E qua c'è qualcuno. Qualche azzeco. Esploriamo le nuove zone. Per vedere se c'è qualche esercito in rotta. Eccoli qui. Poi dopo torniamo a Tenochtitlan. Oltretutto, gli Aztechi praticamente sono stati sì conquistati abbastanza in fretta dagli spagnoli guidati da Cortés. Però, in ogni caso, gli Aztechi erano un'azione potente comunque per essere una nazione alla fine che tecnologicamente, anche se avevano una struttura amministrativa molto avanzata, però tecnologicamente erano praticamente all'età della pietra. Hanno, a differenza di altre nazioni che c'erano appunto nelle Americhe, hanno avuto una difesa abbastanza buona. Oltretutto, in particolare, durante la ribellione, perché gli Aztechi sono riusciti, sono fatti conquistare alla fine abbastanza in fretta, perché avevano appena conquistato quella zona, tutto il Messico era loro, tipo nella situazione attuale. E avevano appunto conquistato tante nazioni che prima abitavano in questa zona. E appena arrivato Cortés, oltre che c'era il fatto che si pensava che Cortés fosse la divinità che fosse tornata nella terra, pensavano che comunque questo Cortés potesse in qualche modo liberare loro dalla tirannia. E infatti hanno supportato gli spagnoli. Però appena hanno visto che la situazione era addirittura peggiore, tutte le tribù, e anche in particolare gli Aztechi, sono ribellati. Hanno pure fatto una buona difesa a Tenochtitlan. Un assedio che è durato un bel po'. Non mi ricordo quanto. È durato comunque. E io sono un appassionato di assedi. Sono nella guerra, cioè in tutto quando riguarda la guerra, sono la mia parte preferita. Tipo, mi interessano molto a me. E comunque gli Aztechi riuscirono a difendersi abbastanza bene. Non so quanto. Credo 6 mesi durò l'assedio, ma non ne sono sicuro. Comunque, alla fine, per la fame, per anche le malattie, perché i coloni, i nuovi conquistatori esportarono malattie nelle popolazioni indigene, tipo. Alla fine non sono malattie proprio banali, alla fine non sono gravi, solo che non sono biologicamente portati in un certo senso. Non me ne intendo di biologia, però comunque il loro corpo non era abituato a queste malattie nuove, diciamo, e quindi è successo quello che è successo. Tanto, proviamo a eradicare il problema della corruzione. Intanto qui ci sono nuove truppe che vogliono prendere Tenochtitlan. E abbiamo anche convertito Northumberland. Andiamo a Gloucestershire. Ok, ora vediamo se riusciamo a partire con 3 truppe, ce la facciamo? Vediamo un po'. Ce la facciamo lo stesso, sì. Anche con tutti i passaggi fiume, ce la facciamo lo stesso. Vediamo di occupare il possibile. Sto guardando.
praticamente protettorato britannico, no? Oh. Non so ancora bene come è il protettorato. Io preferisco però proprio occupare totalmente la zona. Poi dopo darla a una nazione coloniale. In particolare, guardiamo un po' le province coloniali come sono. Questo qua è il Messico. Sì, quindi mi sa che darò tutto quanto al Messico. E Messico, tra le province coloniali, è anche una tra le più potenti. Ah, l'encomienda. Praticamente, che cosa sono le encomienda? Era un sistema abbastanza crudo, sviluppato dagli spagnoli. Era praticamente che appena questi conquistadores venivano in queste popolazioni, riuscivano a conquistare, davano, la corona spagnola dava il vicereame di queste zone, tipo Cristoforo Colombo, che ha scoperto appunto le Americhe, gli hanno dato la città di Santo Domingo come protettorato. Praticamente lui era il governatore di Santo Domingo e doveva controllare tutto quanto, sai, governatore era. E solo che era un sistema abbastanza crudo, perché praticamente queste popolazioni qui erano utilizzate come schiavi quasi e venivano, anzi erano schiavi alla fine, e venivano utilizzati proprio, erano sostanze prime, anzi gli schiavi quasi sono una risorsa, quasi una risorsa un po' più importante. Invece loro hanno proprio delle materie prime come il carbone, come una miniera di carbone che finché c'era il carbone bisognava estrarlo. Poi dopo appena era sfinito questo schiavo, o era morto, si lasciava lì. E comunque era un sistema che portò gravi problemi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista demografico. Ovviamente lo sfruttamento eccessivo di questa, della popolazione indigena non faceva assolutamente bene. Infatti nel 1600 la popolazione, in 200 anni praticamente la popolazione del Centro America passò da 30 milioni a, di indigeni parlo, a circa 2 milioni. Praticamente è stato un genocidio. E comunque, oltretutto, c'è stato anche un problema politico perché questa classe nuova politica degli encomienderos non era tanto vista bene dalla vecchia aristocrazia spagnola, quindi immaginate anche i conflitti di interesse che c'erano tra le varie fazioni. Ora andiamo ad assediare qua al nord, che preferisco prendere prima le province a nord. Ok, andiamo su. Sì, diamo un nuovo governatore così perdono un po' di desiderio di libertà. Loro ce l'hanno un po' alto, eh. Magari in futuro posso abbassare le tariffe. Ah sì, nuovo re, George Brancazzo, l'unione personale con la Svezia continua. Molto bene, e potremmo fare qualche eredità quando? Tra circa il 1600, prima parte del 1600. Ok, molto bene. Andiamo di nuovo a ammazzare queste truppe. Quella mia conquista nel Messico sta andando abbastanza bene, ovviamente è abbastanza facile questa conquista, però comunque me la sto cavando. Adesso preferirei andare un po' avanti con la tecnologia prima di fare il tutto. Ah, qua possiamo fare la Mauritian o la Charge. Tra poco. Tanto ci fanno un regalo di stato, io metto tutto il tesoro. Oh mio Dio, così tanti soldi! Oddio! Allora iniziamo subito. Così tanti soldi, si parte con 9 opere. Anzitutto,
fare noi edifici per il manpower. Facciamo nelle province che dà più manpower possibile. Ok. Con i soldi che mi restano, no, direi di non fare ancora navi, aspettare nuove tecnologie navali. E col resto dei soldi facciamo delle cartiere. Cart house. No, le case a corte. Ma che cavolo dico cartiere? Sto disimparando l'inglese. Ora, continuiamo. Anzi no, facciamo qui. È qui che dà più rendita effettivamente. Ottimizziamo il denaro, come sempre. Molto bene, continua la nostra occupazione. I messicani ci provano comunque. Ah, dobbiamo fare una pace perché... Ah, sono stanchi per l'occupazione. Direi che posso occupare per il momento il nord del Messico. Poi dopo andare in giro a fare quello che voglio. Ora, andiamo qua a nord, che sono delle zone che mi interessano un po'. Voglio occupare prima tutta la costa. È sempre importante iniziare subito a colonizzare la costa e poi dopo passare per le altre province. Perché se occupi subito la costa, ovviamente le nuove nazioni coloniali non riescono a colonizzare il tutto. Quindi occupiamo quest'ultima provincia e quello che possiamo anche. Andiamo a fare un'altra battaglia. Intanto il nostro... la nostra tradizione militare è un po' aumentata, sì. Non troppo. Sì, aumenta poco, Non è che sono grandi avversari questi. Sono indigeni, non hanno tecnologie avanzate. Sono destinati a questo. Ok. Sta andando tutto bene qui. Oh, Napoli, si è ridotta a questo. Ah. Non so se riesco a dare una mano effettivamente a loro adesso. Come sono messi. Un'alleanza con Cipro non sarebbe nemmeno male. Devo vedere un po' cosa fare. I napoletani se le sono prese. Effettivamente mi sa che... lo stato della chiesa intanto non è un grande problema per me, perché nel Mediterraneo non sono affari che mi riguardano. Solo che possono essere un grande alleato per la Francia. Tanto guardate qui come aumenta la Gran Bretagna. Pian piano. Copriamo le nuove province. Qua magari possiamo anche fare un assalto, se vogliamo. Si costa sempre tanto. Non ce l'abbiamo fatta. Effettivamente io pensavo che... no, gli assalti sono sempre abbastanza strani. Non si capisce quando bisogna fare e quando no. Ok, vediamo un po' quanto possiamo prendere. Direi questo, questo, questo. No. Già, azzeriamo tutto. Direi che così può andare. Oltretutto, possono dare tanti soldi. No, cosa possono fare? No, possiamo stare... anzi, occupo ancora questa provincia qui. E così stiamo tutti tranquilli. Tanto voi andate un attimo qui a riposarvi, che ho fatto una cazzata a fare un assalto molto stupido. Sì, tassiamo. Via con le tasse. Tanto qui possono anche liberare la provincia, quindi andiamo subito a risolvere il problema e ok. Ora, aggiungiamo anche questo. Così la capitale Messico rimane abbastanza isolata. Ah, quanto. Però intanto adesso passerà tutto a una nazione coloniale.
Si spera almeno. Sì, facciamo tutto quanto. Molto bene. Ah, patrioti azzechi. Perché non si forma un'azione coloniale? Di solito dovrebbe. Boh. Non ne ho idea. Non ne ho assolutamente la più pallida idea. Forse dovrei avere dei core nella provincia. Vediamo un po'. Forse ho fatto un'espansione un po' troppo aggressiva. Però dovrebbe finire tutto sul... Intanto vediamo cosa si produce in queste province. No, scherzavo. Oddio, non so che mappa guardare. Credo che sia risorse, solo che non riesco a trovarla. Questo no. Oddio. Eccola. Qua oro. Quanto oro. L'oro è fantastico. Qua sotto c'è caffè e cotone. Il caffè comunque vale abbastanza. Il pesce vale poco. Dobbiamo fare attenzione, il caffè comunque è molto molto buono. Qua si produce zucchero e cotone, tabacco, che buono. È una buona risorsa commerciale, dai. E perché non riescono a formare questa nazione? Non lo so. Comunque, tanto andiamo nell'amministrazione. Credo che per questa puntata sia tutto. Il nostro impero sta nascendo e sta crescendo molto 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 velocemente. Sono molto soddisfatto di questo. Ci sentiamo alla prossima, gente. Ad Alarus è tutto. Ciao!